L'ennesimo trafficante fermato dai finanzieri cinofili è sbarcato domenica mattina dalla motonave proveniente da Civitavecchia, ma è stato fermato solo più tardi mentre era pronto a partire per Sassari con il treno delle 8. Non c'è tuttavia da stupirsi, infatti il controllo del territorio disposto dal sovraordinato comando provinciale di Sassari, volto alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, non si esaurisce con il presidio degli sbarchi presso i porti del nord-est dell'isola. Normalmente, concluse le operazioni al porto, le fiamme gialle continuano i loro controlli presso gli snodi più importanti del traffico cittadino, tra i quali appunto la stazione ferroviaria. È stato durante questa seconda fase che i cani antidroga Ether, DAF e Ober hanno segnalato un nigeriano classe 92 residente in un centro di accoglienza in provincia di Cagliari. Ai militari che lo stavano controllando, l'uomo ha comunicato di essere regolarmente residente in Italia e di aver presentato a novembre scorso una richiesta di protezione internazionale. Tuttavia il viaggiatore ha omesso di comunicare di aver recentemente scontato una condanna per traffico di stupefacenti. Trasportato all'ospedale Giovanni Paolo II, l'uomo è stato sottoposto ad un TAC che ha rivelato la presenza di 20 corpi estranei contenenti circa 200 grammi di sostanza stupefacente tipo eroina. Solo più tardi l'analisi delle banche dati in uso al corpo ha consentito di apprendere che lo straniero, anche nel 2016, era stato fermato alla stazione di Ozieri Chilivani da agenti del nucleo investigativo di Sassari e che pure in quell'occasione era stato sottoposto ad un esame che aveva rivelato la presenza di 30 ovuli contenenti un totale di oltre 350 grammi di eroina. Per quel delitto nel 2017 è stato condannato con giudizio abbreviato, pena scontata presso la casa di reclusione di Lodè, dalla quale era stato liberato il 14 ottobre. Al termine degli accertamenti medici, il trafficante è stato immediatamente tradotto in carcere dai finanzieri del gruppo di Olbia, su disposizione dell'autorità giudiziaria di Tempio Pausania. Attimi di paura qualche ora prima dell'alba a Santa Maria La Palma. Un furgone adibito al trasporto di bombole di GPL è stato avvolto dalle fiamme scatenando un terribile incendio. Intorno alle 5 del mattino è pervenuta la segnalazione alla sala operativa dei vigili del fuoco, che ha inviato prontamente la squadra operativa 10A del distaccamento di Alghero, che ha provveduto all'abbattimento delle fiamme e a mettere in sicurezza l'intera zona interessata, scongiurando esplosioni. Sul posto presenti anche le forze dell'ordine che stanno indagando sulle cause dell'incendio. Per ora la natura dolosa non è ancora esclusa. Nell'ambito dei servizi di prevenzione e controllo predisposti in ambito provinciale dalla sezione della Polizia Stradale di Sassari, si sono svolti anche questo fine settimana degli specifici controlli finalizzati alla verifica dei comportamenti illeciti e al contrasto della guida in stato d'ebbrezza alcolica. Le pattuglie impegnate, in particolar modo nei comuni di Olbia e Sassari, hanno proceduto al ritiro complessivamente di 26 patenti di guida e decurtati 360 punti, 10 gli eccessi di velocità contestati e 30 quelli per mancato uso della cintura di sicurezza. I veicoli sequestrati sono stati 14 e 7 conducenti sono stati denunciati per guida in stato d'ebbrezza alcolica, tutti nel territorio di Olbia. Le infrazioni sono state contestate in particolar modo a conducenti di giovane età e nell'arco delle ore notturne. Si è tenuto ieri pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30 nella sala congressi dell'Hotel Catalunya ad Alghero il dibattito pubblico organizzato dal coordinamento provinciale di Sassari della Lega Salvini Sardegna sul tema Poseidonia spiaggiata, prospettive di gestione. Il dibattito ha visto la partecipazione di un centinaio di cittadini e portatori di interesse che hanno contribuito alla discussione sia portando avanti le istanze delle loro categorie sia suggerendo soluzioni complementari alla risoluzione del problema. Il tema è di stretta attualità perché nei prossimi giorni verrà discussa in seno alla Commissione Ambiente del Consiglio regionale una proposta di legge in materia. Al tavolo dei relatori, guidato da Ferdinando Manconi, legislatori, giuristi, scienziati e funzionari hanno sviluppato il tema sotto tutti gli aspetti, confrontandosi con i lavoratori del settore, affinché la nuova legge sulla gestione della Poseidonia non sia un libro dei sogni, ma possa essere applicata concretamente e con successo. Un dibattito interessantissimo, tanti spunti sono venuti sia dai relatori che da chi è intervenuto dalla platea per la gestione di quella che è considerato o perlomeno vissuto come tale, come un problema che è quello legato alla gestione della Poseidonia. È un metodo nuovo, quello della condivisione di un processo, di un procedimento legislativo che fa tesoro delle esperienze, delle conoscenze
conoscenze del corpo sociale, quindi cittadini, esperti, professionisti, associazioni di categoria che possono certamente contribuire a realizzare, comunque a provare, a far provare una legge che sappia dare delle risposte certe, concrete, efficaci a dei problemi dei cittadini. La legge in sostanza parte dal presupposto che la posidonia è una risorsa, serve per la salvaguardia contro l'erosione, è anche un indice della qualità dell'ecosistema, quindi non è assolutamente un nemico. È chiaro che noi ci dobbiamo confrontare anche con l'esigenza di rendere fruibile l'arenile, quindi di affrontarla obiettivamente e oggettivamente questa tematica. Quindi proponiamo una serie di interventi che partono dal mantenimento in loco, laddove sia possibile, che è la soluzione preferibile, lo spostamento oppure anche l'invio al riutilizzo di questo materiale che può essere utilizzato essendo una matrice organica per varie possibilità di gestione come materiale. Perciò su questo ci confronteremo anche in Consiglio regionale affinché approdi e si arrivi a una legge che sia che complessivamente risponda a tutte le sensibilità in campo su questa tematica. Bisogna sempre tenere presente che la natura di per sé, abbandonata a se stessa, è preda di aggressioni dalla stessa natura, dagli ambienti naturali, dagli eventi atmosferici, da un po' da tante aggressioni che la terra fa sullo stesso ambiente. Per cui la presenza dell'uomo è una garanzia a tutela e conservazione del bene, prima di tutto anche le spiagge. Basta pensare che solamente le spiagge che non sono accessibili facilmente vengono chiamate proprio spiagge remote e non hanno nessun valore economico, proprio perché non sono presenziate dall'uomo, per cui non sono tutelate dall'uomo. Il valore lo si dà alle cose che invece vengono conservate, anche se vogliamo un po' artificialmente, però vengono conservate dall'uomo. La presenza dell'uomo è sempre garanzia di un sano equilibrio nell'ambiente. Ovviamente ci sono i degradi, ma questo spetta alle società civili, diciamo, sapersi comportare e conoscere gli aspetti naturali al meglio. La casa famiglia Sant'Antonio Abate, Mondo X Sardegna, in piazza Sant'Antonio a Sassari, sabato 18 gennaio alle ore 10 ospiterà la presentazione del libro Sfide senza limiti, scritto dal giornalista Luigi Alfonso in collaborazione con la SD Aurora Basket Cagliari. Oltre all'autore interverranno padre Salvatore Murittu, fondatore di Mondo X Sardegna, Marina Pisano, ideatrice dell'iniziativa editoriale e dirigente dell'Aurora Basket Cagliari, Claudio Spanu, capitano di Dinamo Lab Sassari, Serie A Basket in carrozzina, Filippo Carossino e Simone De Maggi, della Briante A84 Cantù, Serie A Basket in carrozzina. I lavori saranno moderati dal giornalista Francesco Pinna. Terza sconfitta consecutiva e zona playoff a rischio per il Sassari Calcio Latte Dolce, che viene sconfitto per 1-0 dal Latina grazie al gol al 51esimo di Corsetti. I biancocelesti nelle ultime 9 partite hanno ottenuto solo 2 successi al quarto posto in classifica, in coabitazione con il Trastevere a soli 2 punti dal sesto posto, occupato proprio dal Latina, che metterebbe i ragazzi di Mister Udassi fuori dalla zona playoff. Dopo un primo tempo fiacco e privo di tiri in porta da entrambe le parti, nella ripresa il Latina al primo tiro in porta del match trova con Corsetti il gol del vantaggio, punizione magistrale dell'esterno originario di Velletri che supera l'incolpevole Garau. Dopo il vantaggio dei laziali, il Latte Dolce preme il piede sull'acceleratore, al 62esimo va vicinissimo al gol, ma né Pinna né Patacchiola riescono a ribadire in rete da pochi passi. 5 minuti più tardi Cabeccia serve piga, ma la palla si stampa sul palo interno e Latina rimane avanti. Nella seconda metà della ripresa il Latina resta in 10 per l'espulsione di Barberini, il Latte Dolce prova in tutti i modi a trovare la via del pareggio, ma ancora una volta è il palo a impedire la gioia del gol ai sassaresi su un colpo di testa a botta sicura di Virdis. Il Latina riesce a conservare il vantaggio a portare a casa 3 punti importantissimi per il proseguo della stagione. Continua invece il momento magico della Torres, che a Siniscola contro il Budoni trova la 7ª vittoria consecutiva e rimane così al secondo posto a meno 4 dalla Turris.
Marco Pantani all'ultimo chilometro. Marco Pantani sta per concludere il suo quotidiano meraviglioso show. È tornato Pantani, primo sul Mont Ventoux. Eccolo qua, Pantani, ancora lui sui pedali, trionfa ancora. Marco Pantani in questo momento è il miglior scalatore del mondo. A mio padre piaceva Pantani per quel manubrio incollato alle mani che fa giocare carte scoperte e custodire una faccia antica abituata alla mala sorte ancora prima che alla fatica. A mio padre piaceva Pantani perché sapeva di eroi lontani, per quel procedere contro vento di chi può perdere contro il tempo e risalire dalla caduta dove è primo di ogni pirata. Sali, 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 alto sui pedali. A mio padre piaceva Pantani, dico parole di cose umane che si raccontano a luci spente, tanto leggere che non si sente, per poi accettare il proprio destino di ogni pirata, dovere primo. Sali, 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 alto sui pedali. Sapeva di eroi lontani, per quel procedere contro vento di chi può perdere contro il tempo e risalire dalla caduta dove è primo di ogni pirata. Per sempre andrai, per sempre in salita, nessuno mai sopravvive alla vita. Mio padre piaceva Pantani, dico parole di cose umane che si raccontano a luci spente, tanto leggere che non si sente, per poi accettare il proprio destino di ogni pirata, dove è primo. Sfide senza limiti, 15 storie di sportivi che hanno superato gli ostacoli della vita, da un'idea di Marina Pisano. Sabato 18 gennaio alle ore 10 presso la Casa Famiglia Sant'Antonio Abate, Monduix, Sardegna, in piazza Sant'Antonio numero 13 a Sassari. TG Informazione d'approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30. In onda 24 ore su 24 sul canale 115 Libera TV del digitale terrestre.